Buongiorno ragazzi, altra giornata di pioggia. Sono in attesa dell'autobus per Fisterra, praticamente ho deciso di arrivare lì con l'autobus perché ho già fatto l'anno scorso con il Cammino Francese tutto l'itinerario a piedi. Ostello comunale, il weekend è chiuso, non lo sapevo, ne vado a trovare un altro. Sono entrato in un ostello e sono praticamente tutti italiani, i ragazzi. Che conoscono già? No, la migliore. Ma neanche. Arriverò adesso al faro di Finisterre, sono circa 4 km e domani comincio il mio cammino verso Muxia, fate voi. Da qui al chilometro zero sono 2 km 690 metri. Sta piovigginando un po', ma non importa, il mio scopo ormai è stato raggiunto. Sono arrivato a Santiago de Compostela per la seconda volta, questa volta attraverso il cammino portoghese della costa. Non sapevo che nel weekend purtroppo l'ostello per pellegrini è chiuso, quindi mi sono messo alla ricerca di un altro albergue. Alla prima porta che ho bussato mi hanno aperto un gruppetto di italiani simpaticissimi e questa sera cenerò con loro. Purtroppo continua a piovere. Ed eccomi qui nuovamente al chilometro zero. Quasi saluta che tutti i giorni passa e dice che ce l'ha il mauso d'acqua. La saluta comunque, questo signore di Ripede è di Frosinone e ha questo bel locale. E anche la signora italiana di Varese sì. Anche lei pellegrina, quello è tutto quanto il percorso francese. Guarda, questo parte da San Jean de Port e arriva fino a Finisterre. Praticamente c'è la parte del nord, il cammino del nord
e alcune parti importanti del francese. Buon appetito, buon provecho, Valerie. Allora buon appetito. Buon appetito. Si rimangia la pasta. Ben tornato a casa. Grazie. Alla salute. Alla salute. Casa de Papel, ciao ciao bella ciao. Sì. Preparando una cenetta tutti insieme. Voilà. Tre. Sì, grazie, grazie di tutto. Torno sempre con voi. Certamente. Buonasera. La prima colonnina che indica direzione Muscià. Ho capito che le colonnine ormai segnano il nome del paese dove sto andando, ma non più i chilometri. Anche quest'anno non potevo fermarmi a Santiago. L'anno scorso sono arrivato a Finisterre a piedi e quest'anno ho deciso di partire da Finisterre e andare a Muscia, circa 40 chilometri. E questa indica Fisterra. Questa è una tappa che, da quello che ho capito, può essere percorsa in tutte e due le direzioni. Fisterra. E sicuramente Muscia. Pensavo di trovare un percorso un po' più complicato, invece è davvero ben segnalato. Cominciano ad esserci le insegne dei paesi. Ok ragazzi, questo è un incrocio molto importante, si può decidere di seguire più la costa oppure più l'entroterra. Il percorso più ufficiale, diciamo, è questo dell'entroterra e io ho voglia di seguire questo. Vi ricordo che per fare il cammino ci sono molte app, una è Gronze che ho visto utilizzare davvero da tante persone e un'altra, che è quella che uso io, si chiama Buen Camino. Con queste app è praticamente impossibile sbagliare strada. Sono molto utili anche per trovare ostelli, pianificare, un po' di tutto. No, no, no. In questa tappa si sale parecchio. Davanti a me i primi tre pellegrini della giornata. Buongiorno. Buenos dias. Buongiorno. Italiani? Sì. E dove siete? Verona e Vicenza. Che? Due Verona e Vicenza. Da dove vieni? Porto.
Da Porto. Ho fatto il cammino portoghese. Sei stato a Santiago per caso il 15? No. Martedì? No. No. Voi che cammino avete fatto? Si può dire Santiago, cioè finisteriano, tutto qua, Finisterre, Muxia. Ma è bello. Come ti chiami? Francesco. Francesco poi? Sì, Iezzi. Ho visto il tuo documentario, ecco perché. E infatti riprendo tutto. Ho visto il tuo documentario, ho detto mamma che faccia conosciuta. Ma guarda, ecco perché ti domandano, ma che piccolo mondo. Fa piacere comunque. Sì, sì. No, ma ti ho visto proprio recentemente. Non posti per nulla. Fisterra, Muxia. YouTuber, nonostante tutto, non è la prima volta che mi capita, vengo riconosciuto, in particolare qui sul cammino di Santiago, fa molto piacere. E alla mia sinistra l'oceano. Santo Estevo de Lires, praticamente sono quelle case davanti a me. Penso di fermarmi proprio qui. Cambio di programma, ho deciso di andare avanti, arriverò oggi a Muxia. Purtroppo questo paesino è un po' troppo piccolo, sono arrivato abbastanza presto e non saprei come passare il tempo, quindi altri 14 chilometri. Ancora 2 chilometri, è fatta anche questa. Sì! E questo è l'albergue de Muxia. Probabilmente anche questo è chiuso nel weekend. No, vedo delle luci accese. Vediamo un po', dai. Wow! Molto grande.
Questi sono gli armadietti. Dove si mette lo zaino. Ci sono più piani. Questi sono i bagni. Le docce. Questa è un'altra sala dove si può mangiare. Oggi è una bellissima giornata, ho ribeccato Michele e un gruppo di italiani. Ed ecco qui, signori, la colonnina dell'altro chilometro zero, il chilometro zero di Muscia. Bene amici, anche questa avventura è giunta al termine, un'altra straordinaria esperienza che porterò sempre con me. I sentieri che portano a Santiago sono tanti e questo non sarà di certo il mio ultimo cammino. Nel frattempo ho altri progetti da portare avanti, perché ad un certo punto della mia vita ho deciso di dare più valore al tempo che al denaro. È giunta l'ora di realizzare i miei piccoli grandi sogni. La via che conduce alla felicità è piena di ostacoli. Ma mi trovo a buon punto. Colgo l'occasione per ringraziare la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno supportato in questo cammino. Grazie di cuore. Auguro a tutti voi di trovare la via della felicità. Vogliatevi bene. Buonissimo. Guardate che bella tavolata di italiani. Vai. Grazie. Salute ragazzi. Salute, viva. Vai Renato. Vai, la salute. Perdi. È una serata stupenda. Ho conosciuto questo gruppo di ragazzi veramente tutti simpatici, eccezionali. E domani prendiamo anche l'aereo insieme, casualmente. Panini e via. Ragazzi, salute. Ciao. Al viaggio di Santiago, al cammino.